Ciao ragazzi, sono ben trovati in questo nuovissimo video. Ma nuovissimo direi, perché porca miseria, sono stracontento che oggi siamo in un nuovissimo video e vi dico una cosa, oggi siamo su un gioco spettacolare. Perché spettacolare? Perché questo gioco si chiama Leggende, però si chiama Ninja Turtles, che troverete su Play Store, ovviamente è gratis. Vi voglio dire che Ninja Turtles è un... Scusate, sto mangiando una gomma, però chi se ne frega. Una gomma da masticare. Allora, il coso che vi sto dicendo è praticamente un'app che noi siamo le tartarughe ninja, però noi siamo nei panni di Leonardo. I principali protagonisti sono Raffaello, Michelangelo, Donatello e Leonardo. I miei fratelli, ovvero Michelangelo, Donatello e Raffaello sono a un certo punto spariti e noi li dobbiamo ritrovare tramite dei nostri vecchie conoscenze, cioè nemici. Vedete, qua è la schermata dei personaggi. Ah, ancora non li ho sbloccati tutti. Madonna, vorrei sbloccare Shredder, perché Shredder è uno dei miei personaggi preferiti. Vi faccio vedere quello che ho sbloccato fino ad adesso. Ho sbloccato Karai, Mukman, Deutralizer, Leonardo, Baxter Stockman e Spider Baez. Ovviamente c'ho loro come combattenti. Sono tutti nemici tranne che Leonardo. Leonardo è dalla parte dei buoni, tutti gli altri sono dalla parte dei cattivi. Siamo gli unici deficienti che siamo completamente amici. Cioè, siamo completamente normali. Normali si fa per dire. Andiamo ad aprire un pacchetto, che tra l'altro questi pacchetti te li danno e ti danno mutageno, ti danno un cucurbiteo, ti danno della pizza, questi cosi che non so che cosa sono. E abbiamo, eccolo, il re dei topi. Per chi non lo sapesse, chi è il re dei topi è un bastardo. Cioè, adesso, in un episodio delle Tartarughe Ninja aveva attirato Maestro Splinter, per chi non lo sapesse è il padre delle tartarughe. E questo tizio incanta Maestro, perché Maestro Ugui è quello di Kung Fu Panda, Maestro Splinter, e lo incanta. Vabbè, Re dei Topi si chiama così, ma in realtà è una mummia, c'è cioè una mummia sotto un vestito. Andiamo, battaglia, direi di andare nella storia. Capitolo 2, l'invasione dei mutanti, anzi degli ultramutanti. E andiamo nel livello 5, che mi sa che quello è un boss. Perché? Perché è un boss? Perché da semplice vedere, anzi è un mini boss, perché il livello 6 è un boss. Cioè io sono pure deficiente che lo affronto. Però chi se ne frega? Vedete, questi sono gli avversari che dobbiamo affrontare. I Krang, ovvero dei tizi tipo due facce. Questi qua hanno metà ferro e metà sono umani. Però sono dei mutanti, sono dei Krang, sono degli alieni. E lui, non so chi è, ragazzi, abbiate pazienza, ma da tanto che non guardo Tartarughe Ninja, perché non lo fanno più su 40. Su Super lo facevano sempre. E qua abbiamo i nostri personaggi, ovviamente tutti scelti, questa è la mia squadra. Battaglia. Ragazzi, un attimo, non possiamo attaccare i Krang senza un piano, è troppo pericoloso. Che importa? Stai esitando, tartaruga. I Krang sono a portata di mano, dovremmo attaccare, ma va. Karai, per chi non lo sapesse, è la figlia di Shredder. Devo dare ragione al lucertolone, se lo stanno proprio cercando. O sei con noi o sei contro di noi, tartaruga, deciditi in fretta. Beh, in effetti non fa una piega. Siamo nelle strade. Guardate fuori che roba, intanto metto un po' di musica. Spero che la sentite. Intanto utilizzo l'attacco. Mossa speciale. Allora, i vari personaggi hanno delle funzioni, come potete ben vedere. Tipo lui che non mi ricordo. Allora, io ragazzi, semplicemente non l'ho mai visto. Questo tizio lì, ragno biforcuto. Non l'ho mai visto. Giuro, non l'ho mai visto.
Con Leo possiamo curare oppure dare dei calci, o semplicemente di Manol Crank e poi morto lì. Con lui almeno posso vomitargli in faccia, tipo cinema. Pare dopo dai Shuriken. Vabbè, Karai usa la lama, avete visto l'attacco di prima. Vabbè, è quasi morto, eh. C'ha un filo di vita. Basta che non mi uccide Karai. Bene, eliminato pure lui. Andiamo avanti, ondata 2. Aspetta che sono tre tizi per un croce, però vabbè. Abbiamo qua, cioè i Krang hanno varie disponibilità. Gli diamo una tombinata in testa, perché effettivamente quell'uomo lì, mutante, ha un tombino. Usiamo l'attacco. Vai con due shuriken. Che non so se sono due shuriken, ma non facciamo giapponesi di tutto il mondo. Sì. Scusatemi. Allora, sono più da anime io, sinceramente. Ok, tombinata in testa ed è anche morto il Krang. Andiamo avanti. E poi non so perché si chiamano Krang sti cosi. Ecco, abbiamo il boss. Che non so chi diamine è sto qui. L'avevo visto in una puntata, però non mi ricordo chi è. Il momento è concentrare tutto su lui, perché i Krang sono abbastanza deboli. È il momento di attaccare tutto su di lui. Intanto culo. Oddio, sembra un brutto segno quello. Mi dissocio. Allora, vai. Ok. Attacco aumentato, quindi mi sa che mi uccidono Karai. Bomba. Ok. Danni dal tempo solo loro due? Perché parlo? Precisione alla... Dio santo quanto toglie. Elimina. Bravissimo. Karai usa i tuoi non so, mini coltellini. Raga, io non conosco le armi giapponesi. È meglio così perché sennò combinerei il casino. Boom, è andato. Ok, gli manca un fico, cioè gli manca niente di vita. Vai, Karai, finiscilo. Perfetto. Vittoria con 3 stelle. A stelle ninja, vabbè, sono scemo. Le sono quelle robe. Sono le stelle ninja. Ok. Ah, sono a livello 6, tra l'altro. I livelli variano. Madonna, che nostalgia. Che nostalgia sta canzone, ragazzi. Che nostalgia, non la sento da anni. Abbiamo livello 6 che è un boss reiterate 8. E noi non sappiamo ancora quando dobbiamo distruggere. Ti come famiglia, andiamo qui perché avevo lasciato in parte Casey Jones. Possiamo sbloccare anche Casey Jones, che se non erro è il fidanzato di April O'Neil. Ecco qua, abbiamo tutti i boss. Noi siamo ancora a livello 6, tra l'altro. Non mi ero manco accorto, ma quanto sono scarso. Andiamo. Ovviamente siamo sull'astronave dei Krang, per chi non sapesse. Utilizzo subito l'attacco di Karai, l'attacco speciale o attacco finale, quello che è. Mi sa che è infatti velocità aumentata. Ancora, ma quanta velocità devono aumentare sti Krang? Sti Kranky. Io li odiavo sti qua perché facevano schifo, cioè facevano schifo. Già che li prendevi in mano, sembrava che prendevi in mano uno slime vivo per l'occasione. Tra l'altro, il mio personaggio preferito della saga delle tartarughe ninja è proprio Leonardo. Perché? Perché è un... Anzi, prima era Michelangelo, perché era uno stupido. Cioè, ragazzi, Michelangelo, scusate per i fan di Michelangelo, è stupido. Cioè, gli interessa solo la pizza. Cioè, se devo proprio dire, gli interessa solo la pizza. Eccoci, qua è il boss. È il boss. Ed è un... Cioè, ragazzi, questa cosa è il boss. È palesemente un cavaliere. Versione Godzilla, versione mutagena. Sputiamoli. Fico quanto li ho tolto. Però mi sa che me li elimina perché è parecchio forte, ragazzi, livello 8. Vai. Stelle ninja, ok. Gli ho tolto un bel po'. Però ragnetto, resisti. Ok, bravo. Mi ha ascoltato, piccolo ragnetto. No. Allora, perché non parlo? Si è incantato, ragazzi. Ah, ok. Madonna mia, l'ho già preso un infarto. Devo incominciare la rec.
Gli ho tolto un botto con Leonardo. Vedi perché Leonardo è il mio preferito. Ora gli do una tombinata, dovrebbe... Oh, andato, il cavalieruccio. Bene. Abbiamo fatto vittoria. Quella era la difficoltà hard, cioè la difficoltà difficile. Ah, è tipo la stessa di prima. 22, abbiamo tipo Max. Abbiamo Casey Jones, che però abbiamo solo uno perché... Beh, non abbiamo tutto. Posso aumentare le abilità di Leonardo, tipo questo, che è tipo bel colpo, che è proprio è bel colpo. Ha la sua mossa che cura, si chiama meditazione, sembra quella di Jiren, meditazione quella che... Vabbè, avete capito. Ok, ottengo quello che... un po' di obiettivi che vedete che ci dà un po' del mutageno e ci dà delle... Qua se prendiamo tutte... Tutte. Se prendiamo tutte queste cose ci dà ovviamente Shredder, ci dà Shredder come personaggio. Non vedo l'ora che venga Shredder nella nostra squadra, anche perché lui è uno dei cattivi, sinceramente uno dei cattivi principali. Ora che poi c'è anche Super Shredder, cioè capite che c'è anche Super Shredder, sta roba è Super Shredder. No vabbè, allora personaggi, mamma mia, io vorrei sbloccare anche... Dov'è che c'è un Donatello? Veramente uno che mi sta veramente sui maroni. Perché? È un Einstein del tutto. Capito che sa tutto. Ma non è che sta lì tre sta lì tre ore a spiegare. Ma che... Anzi, io non vedo l'ora di sbloccare Leatherhead. Leatherhead, quel coccodrillo lì. Cioè, capite che è un coccodrillo mutante, grosso, tre volte più di Leonardo? E ho fatto una strage. Pizza Face, pure Pizza Face. Tutti noi, cioè, raga, comunque tutti sono veramente bellissimi, polverizzato. Il Raffaello finto, perché lo chiamavano così. Abbiamo anche Raffaello del film, abbiamo un botto di personaggi. Abbiamo un botto Shredder, mamma mia. Splinter. Abbiamo. Slash. Tiger Claw. No vabbè, Tiger Claw è leggendario come cosa. È una tigre incavolatissima. È molta roba. Vabbè ragazzi, mi tocca concludere qui l'episodio perché sono la rec, mi si spegne e non mi fa caricare il video. Quindi ragazzi, se questa rec. Se questo video di Tartarughe Ninja Vi è piaciuto? Penso, non lo so perché questo video non esce proprio un anzi, questo video proprio, questo video se non esce bene io mi E ora chiudo, scrivetemi commenti e vi piace questo video. Annai, ho tarato scorreggio, io non si fanno i scorreggi. Come una bestia, avete capito? Madonna, aspetta che fastidio. Allora, vabbè, questo video lo concludo qui ragazzi. Vi lascio a una prossima, stasera ovviamente saremo in live su Watch Dogs, però ieri sarà andato veramente scioccato. Direi di concludere qui, la vostra Matte, è tutto. Ciao ragazzi!